Benissimo, e benvenuti o bentornati nel canale. Scusate la fiacca, ma mi sono svegliata mezz'ora fa. Oggi è martedì 22 dicembre, quindi ci avviciniamo sempre di più al Natale. Ma la grande notizia di oggi è che dopo un anno quasi, che a febbraio è stata l'ultima volta, torno a tatuarmi. Oggi pomeriggio alle 2 torno a tatuarmi. E era un sacco che progettavo questo tatuaggio e ho sempre rimandato, ma poi alla fine mi sono decisa. Ora, stavo un attimino finendo di editare un altro video e poi esco e vado a far colazione con la mia amica Ross. E dopodiché lei tornerà a casa e io andrò a lavorare. Staccherò all'1 perché appunto il tatuaggio ce l'ho alle 2. E insomma vi porterò con me quest'oggi. Allora, non ci siamo visti per un po' perché essendo che ho lavorato soltanto mezza giornata, ho avuto veramente la mezza giornata super piena. E perché preferisco insomma staccare sapendo che ho sistemato tutte le cose che dovevo fare. Sono a Pavona, è l'1:33 e noi abbiamo appuntamento alle 14. Ma c'è un traffico pazzesco in giro, ragazzi, ovviamente è il 22 dicembre, quindi essendo anche che poi ci saranno i giorni di zona rossa, stanno uscendo tutti ora. Poi a quest'ora chi stacca, chi esce da scuola, un traffico tremendo. Ho staccato all'1, ancora devo arrivare. E non ho neanche pranzato. Io ho chiesto a mia zia se mi fa un panino perché non vorrei insomma collassare dal tatuatore. Sono molto emozionata. Non mi tatuo, ho visto dal 7 di febbraio. Che poi era stata anche una cover up che ho adorato perché mi piace tantissimo il risultato. Volevo farla da un sacco di tempo, come sapete. Però insomma, non è proprio un tatuaggio nuovo da zero, no? Invece questo lo sarà. E niente, ovviamente c'è il passaggio a livello chiuso, ma questo è un classico di Pavona. E niente, quindi vado da zia, così mangio un boccone al volo, prelevo Federica e si va a tatuarci. Allora, Federica, poi mi bannano il vlog. Stai, non dire parolacce. Allora, sono arrivata a casa di mia zia, che però non c'è perché è uscita, e c'è solo mia cugina che si sta finendo di preparare. Stiamo facendo tardi perché ovviamente lei non è una persona che si organizza, che sa che oggi avevamo il tatuaggio alle 2, che doveva andare a prelevare, eccetera. E quindi sono le ore 13:45, arriveremo in ritardo. Arriveremo in ritardo, però c'è anche da dire che dista poco. Quindi niente, siamo pronte. Io ho mangiato un bel pezzo di pizza con le zucchine e il prosciutto. E la mucchina? In macchina? Vabbè, andiamo in macchina. Siamo pronte per andare. Salve del mio vlog. Ciao! Allora, siamo arrivati dal tatuatore, abbiamo già fatto lo stencil, adesso c'è mia cugina che lo sta facendo, ve lo faccio vedere, poi tocca a me. Fa male? No. Ok. Ale, benvenuto al mio vlog. Sorridi a monte. Poi quando tocca a me mi riprendi tu però. No. Mi fa la lavoro. Lo fa? Lavoro. Ce l'ho, ce l'ho. Che è che c'ha? Appunto. Comunque. Non si vede. Sì. No? Così? Che poi. Beh, ma per qua che col rumore non si sente. Che poi. Io non ci ho pensato, ma sarebbe stato più opportuno mettersi una maglietta a maniche corte come ha fatto mia cugina Federica. Invece c'avevo un maglioncino e credevo che tirarle su bastasse. E alla fine, quindi niente, fortunatamente avevo la canottiera sotto, solo che questa è pure strappata qui, però va bene, male che Ale mi conosce e non mi ha preso insomma per una scappata di casa. E niente, sono le 3:20. Quindi io penso che il mio lo farò tipo verso le 5, se tutto va bene.
Comunque a te l'ha fatto meno male perché tu sei, ce l'hai meno sotto la scella. Sì, è per quello, cioè i boffioni qua, mamma mia. Allora, faccio il video reaction. Reaction è reazione. Come voi reagite al mio nuovo tatuaggio? Ve lo mostro. Che devo fare? Tu te devi fare l'esame al cervello. Ma perché? Guarda com'è carino, Pimpi. Ma non vedi che sei tutta scarabocchiata? Ma che è tutta scarabocchiata? Tu guarda questo, l'ultimo arrivato. È carino, Pimpi. A te piace, ma? E che sia, guarda, la fine. Sì, tipo sempre così, poi una volta sono pari, una volta devi fare Federica, una volta devi fare con Pitco, per lì, una volta perché... Senti, se si fa l'altro da tua già cacciamo la gara. Ma senza niente. A te piace, ma? Senza niente. No, ma tu mo non l'hai visto, Federica se l'è fatto uguale, speculare già con visto. Winnie Pooh. Già hai visto. A te piace, ma? Con mezzo cuore dall'altra forma parte. Mezzo cuore di soffioni, sì. A te piace? Ma che c'è? Se per sé piace, a me mi dà fastidio che te li fai te. Vabbè. Sentiamo i pareri dei Mimmi Puzzoni. Ti piace? C'era un sorcio invece di quello. È un maialino come te, un maialino come te, Fifino. Fifinello, Fifinello. Guarda Bacini, lui sì che mi ama. Bacini alla padroncina. Bacini alla fidanzata. Alla fidanzata. Vabbè, quindi a mamma e papà è piaciuto. Oh, che cosa fa? Intanto che arriva questa cosa? Beh, avevo avuto una. Ok, mamma. Allora adesso prendiamo il Bepantenol e lo andiamo a medicare. Andiamo a medicare. Comunque sì, in tutto ciò sono tornata a casa. E allora vi dico un po' le reazioni. Qui proprio diciamo sotto l'ascella quasi, mi ha fatto malissimo perché è un punto molto delicato. Tra l'altro io ancora non riesco ad inquadrarvelo per bene. Non so, è difficile. Comunque vedete, forma un mezzo cuore e poi Federica ha l'altro mezzo cuore. Piace un sacco, abbiamo deciso di colorare soltanto i vestiti. Quindi io ho fatto soltanto il rosa del vestitino di Pimpi e Federica ha fatto soltanto il rosso della magliettina di Pooh. Quindi dolore, sì, ha fatto male, però essendo che sono davvero pochi punti, neanche troppo. Mi piace molto la posizione che abbiamo scelto perché frontale non si vede assolutamente nulla. Laterale si vede un pochino e anche dietro, vedete? Ecco, forse a me lo c'è. Così si vede esattamente com'è. Molto carino. Tra l'altro, siccome Federica è un pochino più alta di me, abbiamo dovuto far combaciare il cuore, quindi i miei soffioni sono un po' più alti, diciamo, dei suoi, e vicini il cuore si forma perfettamente. Detto ciò, io sono anche semi svestita, passo alla medicazione. Io, vabbè, lo curo col Bepantenol, perché è la pomata con cui mi trovo meglio di tutte, insomma. Ne ho provate anche altre specifiche per i tatuaggi, ma il Bepantenol è quello che è più... mi piace. E niente, ci vediamo direttamente dopo. Allora, ho mangiato gli straccetti con piselli e funghi, pure se non mandavano tantissimo, ma mia mamma si è imposta che devo mangiarli perché ho fatto le analisi e risulto un pochino anemica. E niente, adesso devo struccarmi perché non so se vedete il mio trucco super colato, e ci sono rimasta malissimo perché ho realizzato che questa sera, dopo settimane, non ci sarà il collegio. Mi piaceva troppo, mi diverte perché è quel trascino giusto, però. Quindi forse opterò per un filmetto, magari anche a tema natalizio, diciamo. E poi cos'altro? Devo ancora preparare le cose da mettermi domani. Entra la mia mamma. Oh, faccio vedere il video. La mia collega di lavoro, Marina, guardate che carino che mi ha fatto. Questo sacchettino con l'omino di pan di zenzero sopra. E dentro, con una mano sarà un'impresa di quelle
aiuto. Vabbè, comunque dentro è pieno di cioccolatini vari, ci sono i baci, ci sono i cremini, i gianduiotti. Questi adesso li vede mio papà e li divora. Comunque è molto carino come pensierino. Poi lei mi ha detto: scegli un sacchetto, c'era l'omino di pan di zenzero o di marzapane, non ho mai ben capito. Poi c'era il pupazzo di neve e Babbo Natale. Io ovviamente ho scelto lui perché era il più caruccetto. E niente, quindi adesso mi strucco e ci vediamo dopo. Buongiorno. Sono le 7:24. Ieri sera poi sono crollata perché ho medicato tutto il tatuaggio. Mi sono messa a letto a vedere Harry e barabum, crollata. Però almeno ho recuperato un pochino di sonno. Quindi oggi è 23 dicembre, il giorno prima della vigilia, ovviamente di un Natale molto particolare. Purtroppo, data la situazione, sono molto fiduciosa nel vaccino, ragazzi. Cioè, spero che il vaccino cambi qualcosa, perché non se ne può più di questo Covid. Cioè, pure lui si stancasse di vivere, invece no, invece a lui va. Comunque, io adesso mi preparo perché mi devo truccare. Cioè, mi sono già vestita e lavata, ma mi devo truccare. E poi vado al lavoro. Forse oggi a pranzo mi vedo con le mie amiche per darci, diciamo, un buon Natale, perché poi non ci vedremo. E poi stasera vado a fare i capelli. Niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù nei commenti se vi piace il tatuaggio. Nell'info box vi lascio tutti i contatti del mio tatuatore, di Alessandro. Così se siete interessati potete scrivere direttamente a lui su Instagram o su Facebook. E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!